Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In Keyforge, come in ogni altro gioco di carte di formato standard, ogni singola carta è fondamentale per la giocabilità di un mazzo. Per questo, scegliere un prodotto che ne preservi lo stato e ne favorisca la giocabilità rappresenta una decisione fondamentale da prendere. Ma tra una miriade di prodotti a disposizione, qual è il più adatto a soddisfare le vostre esigenze? In questo video andremo a trattare quattro tipologie di bustine protettive, scoprendone le caratteristiche, la resistenza e altre specifiche tecniche che vi faranno orientare in questo mondo così vasto. Andiamo a dargli un'occhiata! Bustine protettive, un accessorio necessario sia se si vuole intraprendere un percorso che porta alla grandezza o semplicemente se si vuole giocare tra amici. Con questo strumento a propria disposizione il vostro mazzo sarà sempre al sicuro dai fattori esterni che ne minacciano l'integrità. Ma sono tutte uguali? Le KMC Card Barrier Matte Series si presentano lucide sul fronte. Una volta inserite le carte al loro interno, che entreranno lisce e senza intoppi, l'immagine delle stesse risulterà nitida e senza troppe variazioni di colore, mantenendo le caratteristiche artistiche praticamente inalterate. Stessa cosa per le carte foil, che manterranno la loro lucente bellezza una volta inserite dentro l'articolo. La plastica che compone la parte frontale è ben resistente ai graffi e alle pressioni lievi, e ciò assicura le carte al loro interno in tutta sicurezza. Queste ultime, una volta messe nella sleeve, calzeranno piuttosto bene, lasciando giusto 2 mm sulla parte superiore. Se invece vorrete utilizzare una doppia busta, potreste trovare qualche resistenza, non indicando questo prodotto come il più adatto per delle double. Il retro della bustina è classico, o liscio, se volete utilizzare un termine più arcaico, e copre perfettamente il back della carta e ne oscura la parte posteriore non lasciando immagini residue che si possano intravedere. Anche qui la parte posteriore delle bustine resiste bene a graffi e pressioni lievi, e unito al fatto che anche il fronte ha le stesse caratteristiche, le carte al loro interno non correranno alcun pericolo derivante da fonti esterne. Mescolare un mazzo con queste bustine sarà come tagliare il burro, garantendo un'ottima mischiata. Mentre durante la fase di pescata, il loro back liscio impedirà alle carte superiori del mazzo di restare al loro posto, disturbando così l'esperienza di gioco. La resistenza durevole nel tempo di questo articolo potrebbe lasciare a desiderare, dato che con una minima pressione la saldatura tra le due parti che compongono la sleeve potrebbe venire meno, danneggiando irrimediabilmente la struttura e automaticamente le carte che in esse sono contenute. Una caratteristica leggermente negativa che accomuna qualsiasi tipo di carta lucida sul fronte è il fastidio che potrà scaturire dal riflesso della luce, ma questo piccolo neo non rappresenta quasi mai un vero problema. Conclusioni. Le KMC Card Barrier Matte Series sono vendute ad un prezzo indicativo di 10 euro per 80 unità. Sono costruite senza l'utilizzo di PVC e di sostanze acide. Si possono scegliere tra tre colori, blu scuro, rosso e marrone. Hanno un fronte lucido, più comunemente chiamato glare, mantenendo le carte ben visibili e leggibili, e un retro liscio o classico che ne oscura totalmente la parte posteriore. Pestano abbastanza bene, anche se faticano a ospitare una carta con le perfect, ma ciò non ne impedisce la possibilità di doppia busta, se si è armati di pazienza e si ha tempo a disposizione. Hanno un'ottima sensazione di mischiata e offrono perfetta protezione da graffi e pressioni lievi, ma a lungo andare l'intera struttura potrebbe venire meno, non avendo saldature resistenti.
Questo potrebbe andare a danneggiare gravemente non solo l'articolo, ma anche gli elementi interni. Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio questo prodotto? No, non consiglio l'acquisto di queste bustine, dato che allo stesso prezzo ci sono articoli sicuramente migliori e più resistenti che sono venduti a pacchi da 100 e non da 80, come in questo caso. Le Ultimate Guard Matte Supreme UX si presentano opache o non glare sul fronte. Una volta inserite le carte al loro interno, che entreranno lisce e senza intoppi, l'immagine delle stesse risulterà leggermente più opaca, peculiarità di questa tipologia di prodotto, alterando le caratteristiche artistiche lievemente, ma senza ripercussioni esagerate. Per le carte foil, invece, la loro lucente bellezza, una volta inserite dentro l'articolo, perderanno un po' di lucentezza, non restituendo quei riflessi che connotano questa tipologia di carte. La plastica che compone la parte frontale è suscettibile ai graffi e alle pressioni lievi, e ciò potrebbe ripercuotersi sulle carte al loro interno. Queste ultime, una volta messe nelle sleeve, calzeranno quasi alla perfezione, lasciando giusto un millimetro sulla parte superiore. Se invece vorrete utilizzare una doppia busta, la conformazione di queste sleeves vi permetterà di inserire una Perfect con facilità, indicando questo prodotto come uno dei più adatti per delle double. Il retro della bustina è matte, o ruvido se volete utilizzare un termine più arcaico, e copre perfettamente il back della carta, oscurandone la parte posteriore, non lasciando immagini residue che si possano intravedere. A differenza della parte anteriore, la parte posteriore delle bustine resiste bene a graffi e pressioni lievi, proteggendo adeguatamente il back della carta. Mescolare un mazzo con queste bustine risulterà facile, comodo e piacevole, garantendo un'ottima mischiata. Durante la fase di pescata, il mazzo rimarrà fermo al suo posto, dato che le matte di loro fanno più presa, non disturbando l'esperienza di gioco. La resistenza durevole nel tempo di questo articolo potrebbe soddisfare chi non ha molte aspettative, dato che con una pressione modesta la saldatura tra le due parti che compongono la sleeve potrebbe venire meno. Ma comunque si parlerà di un'eventualità che si presenterà dopo molteplici utilizzi del prodotto. Personalmente adoro le bustine con antiriflesso per tre motivi. Il primo, strettamente personale, è legato al fatto che vedere l'immagine così opaca, tendente al satinato, ha sempre suscitato una sorta di fascino nei miei confronti. La seconda, più tecnica, è dovuta al fatto che l'antiriflesso, a differenza delle bustine lucide, tende a sporcarsi di meno. E la terza è proprio dovuta alla differenza di bustina. Quando si parla di antiriflesso, si ha davvero un antiriflesso. Peccato per le foil, però, che con queste sleeves sono penalizzate. E questo giocando anche a Magic e a Pokémon mi ha fatto scegliere più delle volte le lucide. Conclusioni. Le Ultimate Guard Matte Supreme UX sono vendute ad un prezzo indicativo di 5 euro per 80 unità. Sono costruite senza l'utilizzo di PVC e di sostanze acide. Si possono scegliere tra una varietà di ben 13 colori. Hanno un fronte antiriflesso, o più comunemente chiamato non-glare, modificando lievemente l'aspetto della carta rendendola più opaca. E un retro ruvido o matte che ne oscura totalmente la parte posteriore. Vestono quasi alla perfezione e non faticano a ospitare una carta con le Perfect, che scivoleranno al loro interno senza trovare troppe resistenze. Hanno un'ottima sensazione di mischiata e offrono perfetta protezione da graffi e pressioni lievi sulla parte dorsale, mentre lasciano un po' a desiderare nella parte frontale. Si tratta di un prodotto ben costruito, anche se a lungo andare l'intera struttura potrebbe venire meno, ma si parla comunque di rottura dopo un utilizzo prolungato del prodotto, e questo non rappresenta un problema, almeno nell'immediato. Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio questo prodotto? Sì! Consiglio l'acquisto di queste bustine, dato che vi ritroverete davanti ad un articolo con un ottimo rapporto qualità e quantità prezzo. Le Gamegenic Keyforge Logo Sleeves si presentano lucide sul fronte.
Una volta inserite le carte al loro interno, operazione che andrà fatta con cautela, dato che l'articolo potrebbe generare qualche resistenza, l'immagine delle stesse risulterà nitida e senza troppe variazioni di colore, mantenendo le caratteristiche artistiche praticamente inalterate. Stessa cosa per le carte foil, che manterranno la loro lucente bellezza una volta inserite dentro l'articolo. La plastica che compone la parte frontale è ben resistente ai graffi e alle pressioni lievi, e ciò assicura le carte al loro interno in tutta sicurezza. Queste ultime, una volta messe nelle sleeve, calzeranno quasi alla perfezione, lasciando giusto poco più di un millimetro sulla parte superiore. Se invece vorrete utilizzare una doppia busta, troverete qualche resistenza, dato che il materiale che costituisce il retro della bustina è lo stesso che forma la parte anteriore della stessa. Questo creerà attrito tra polimeri plastici, non indicando questo prodotto come il più adatto per delle double. Il retro delle bustine è composto da un doppio strato. Il primo, come già detto, formato dello stesso materiale della parte posta sul fronte dell'articolo, soltanto più scuro. E il secondo è un piccolo foglio di simil alluminio satinato che riporta il logo del gioco direttamente attaccato gli sopra. Ed è grazie a questo sottile strato di materiale che la sleeves copre perfettamente il back della carta e ne oscura la parte posteriore, non lasciando immagini residue che si possano intravedere. Anche qui la parte posteriore delle bustine resiste bene a graffi e pressioni lievi e, unito al fatto che anche il fronte ha le stesse caratteristiche, le carte al loro interno non correranno alcun pericolo derivanti da fonti esterne. Ma ora arriva il grande ma. Mescolare un mazzo con queste bustine sarà dall'inizio piacevole e comodo, ma con il passare delle settimane, se si gioca di frequente, vi potreste ritrovare a vivere un incubo a occhi aperti. Come tutte le bustine art, anche queste non sono immuni dall'inevitabile distaccamento della copertura posteriore a forza di mescolare il proprio deck. Questo rappresenterà un vero problema, dato che rovinandosi, le carte non potranno essere più contenute al loro interno e le ricariche per sostituire eventuali elementi danneggiati ammonteranno a sole 3 singole unità. Quindi, finite quelle, potrete prendere in seria considerazione l'idea di comprarne di nuove o addirittura cambiare prodotto. Punto a favore invece durante la fase di pescata, il loro back satinato impedirà alle carte superiori del mazzo di scivolare, non disturbando l'esperienza di gioco. La resistenza durevole nel tempo di questo articolo potrebbe soddisfare i più, e non mi sento di dannarle troppo, dato che con una discreta pressione la saldatura tra le due parti che compongono la sleeve potrebbe venire meno. Quello che condanna queste bustine è proprio il suo punto cardine, ovvero il logo sulla parte posteriore, che andrebbe protetto con delle bustine esterne. Se volete saperne di più, ditemelo nei commenti, così che possa iniziare a buttare giù qualche idea da poter portare sul canale. Quando ho acquistato questo articolo, devo dirvi la verità, avevo delle grandi aspettative. Il primo prodotto di questa categoria a portare il nome a chiari caratteri di Keyforge mi aveva messo addosso una tale voglia di provarle che le ordinai al day one. Quando arrivarono, la sensazione di toccata mi soddisfò, ma fu proprio quando inserii la prima carta al loro interno che iniziai a notare i primi difetti, dato che, come ho già detto, bisognerà fare attenzione perché si potrebbero trovare delle resistenze, cosa che, invece, nei precedenti prodotti che abbiamo trattato non troverete. Conclusioni. Le Gamegenic Keyforge Logo Sleeves sono vendute ad un prezzo indicativo di 6 euro per 40 unità. Sono costruite senza l'utilizzo di PVC e di sostanze acide. Si possono scegliere tra tre colori, blu, rosso e nero,
Hanno un fronte lucido, Ogler, mantenendo le carte ben visibili e leggibili, e un retro satinato a doppio strato, che ne oscura totalmente la parte posteriore. Vestono quasi alla perfezione, anche se faticano molto a ospitare una carta con le Perfect. Hanno un'ottima sensazione di mischiata nei primi periodi, ma la poca compattezza della semi-lamina di alluminio sulla parte posteriore già dopo un mese potrebbe cedere, strappandosi e quindi rendendo inutilizzabile la bustina. Offrono comunque sia il fronte che il retro perfetta protezione da graffi e pressioni lievi, e la struttura di suo risulta discretamente solida. Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio questo prodotto? No, non consiglio l'acquisto di queste bustine per due diversi motivi. Il suo rapporto qualità-prezzo è deludente, dato che con un euro in meno si potrebbero acquistare le Ultimate Guard matte Supreme UX, e come se non bastasse, sono il doppio in fattore di quantità. E il secondo, che costringono il forgiatore di turno a correre ai ripari nel breve termine, quando invece una sleeve dovrebbe garantire un'esperienza di gioco divertente e spensierata. Vedrei queste bustine soltanto come protezione per mazzi da collezione, vedete quelli che si vincono grazie alla leaderboard, e per nessun altro utilizzo. Concludendo, ci sono prodotti migliori ad un prezzo di mercato migliore. Le Dragon Shield matte si presentano lucide sul fronte. Una volta inserite le carte al loro interno, che entreranno lisce e senza intoppi, l'immagine delle stesse risulterà nitida e senza troppe variazioni di colore, mantenendo le caratteristiche artistiche praticamente inalterate. Stessa cosa per le carte foil, che manterranno la loro lucente bellezza una volta inserite dentro l'articolo. La plastica che compone la parte frontale è ben resistente ai graffi e alle pressioni lievi, e ciò assicura le carte al loro interno in tutta sicurezza. Queste ultime, una volta messe nelle sleeve, calzeranno leggermente larghe, lasciando più di 2 mm sulla parte superiore. Se invece vorrete utilizzare una doppia busta, non troverete alcuna resistenza, indicando questo prodotto come uno tra i più adatti per delle double. Il retro delle bustine è matte o ruvido e oscura parzialmente la parte posteriore della carta, lasciando immagini residue che si possano intravedere. Anche qui il back della bustina resiste bene a graffi e pressioni lievi e, unito al fatto che anche il fronte ha le stesse caratteristiche, le carte al loro interno non correranno alcun pericolo derivante da fonti esterne. Mescolare un mazzo con queste bustine sarà piacevole, garantendo un'ottima mischiata, anche se a volte i loro angoli potrebbero pungervi, ma si tratterà di un dolore estremamente sopportabile. Durante la fase di pescata, il mazzo rimarrà fermo al suo posto, dato che le matte, come già ho detto, di loro fanno più presa, non disturbando in alcun modo l'esperienza di gioco. La resistenza durevole nel tempo di questo articolo è straordinaria, dato che anche applicando una forte pressione, la saldatura tra le due parti che compongono le sleeve non cederà, tenendo al sicuro ogni singola carta che verrà messa al loro interno. Che dire, le Dragon Shield sono sinonimo di qualità, ed è per questo che moltissimi giocatori, sia di Keyforge, Magic, Pokémon e tutti quei giochi di carte di formato standard, utilizzano questo marchio, che oramai è diventato agli occhi di chiunque giochi a carte una vera e propria garanzia. Conclusioni. Le Dragon Shield matte sono vendute ad un prezzo indicativo di 10 euro per 100 unità. Sono costruite senza l'utilizzo di PVC e di sostanze acide. Si possono scegliere tra una varietà di numerosi colori ed artwork, ampliando l'esperienza di scelta di chi gioca. Hanno un fronte lucido o glare, mantenendo le carte ben visibili e leggibili, e un retro ruvido o matte che ne oscura parzialmente la parte posteriore. Vestono leggermente larghe e non faticheranno a ospitare una carta con le Perfect che scivoleranno al loro interno senza troppe resistenze. Hanno un'ottima sensazione di mischiata e offrono perfetta protezione da graffi e pressioni lievi sia sulla parte frontale che dorsale. Si tratta di un prodotto perfettamente costruito che non vedrà cedimenti di alcun genere e se si parlerà di rotture sarà dopo un utilizzo prolungato del prodotto e ciò accadrà dopo anni di partite.
Quindi, alla luce di tutto ciò, consiglio questo prodotto? Sì, consiglio assolutamente l'acquisto di queste bustine, dato che a mio parere rappresentano la scelta numero uno che ogni giocatore dovrebbe fare. Il loro rapporto qualità-prezzo è eccezionale e vi offriranno un'esperienza di gioco spensierata, permettendovi di concentrarvi a pieno regime sulla partita in corso. Prima di concludere, volevo conoscere da voi quale bustine protettive utilizzate per proteggere i vostri mazzi, le vostre impressioni e come vi state trovando. Fatemelo sapere nei commenti. Come ripeto da sempre, converrebbe acquistare una sola volta e fatta bene. Ma se vorrete fare dei test, perché magari incuriositi da un prodotto che abbiamo preso in considerazione, in descrizione troverete il link ad ogni articolo trattato in questa rubrica. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio su come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.